Trovate il coraggio di denunciare le violenze che avete subito. È l'appello che viene lanciato più volte, rivolto a chi subisce molestie, che questa volta ha trovato l'immediata risposta. Il coraggio della giovane 19enne salernitana, stuprata da un 35enne e da un'amica collega nell'abitazione della donna, dopo una serata trascorsa in discoteca lo scorso 31 agosto. I due sono stati arrestati grazie alle indagini della squadra mobile di Salerno e la polizia postale. L'ostacolo più grande che una donna si trova ad affrontare dopo aver subito una violenza sessuale soprattutto è quella di essere posta sotto giudizio. E il commento dell'avvocato Claudio Pecoraro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, legale difensore della giovane. Claudio Pecoraro, lei è il legale che cura e tutela la vittima di questa bruttissima storia. Dove ha giocato un ruolo importante avere il supporto di un centro antiviolenza che potesse aiutare questa ragazza a trovare il coraggio di denunciare? Coraggio è la parola esatta. Il centro antiviolenza interviene nel momento stesso in cui la ragazza deve poi elaborare tutto quanto quello che ha vissuto per farlo emergere in maniera dettagliata, in maniera puntuale all'interno di quello che poi sarà il processo. Quando poi una donna vittima di violenza si trova all'interno del processo a dover rendere la testimonianza rispetto a quello che ha subito, noi sappiamo che quell'atto diventa fonte di prova primaria all'interno di reati per i quali non sempre abbiamo testimoni esterni. Anche perché qua ci troviamo davanti ad una ragazza di solo 19 anni che tra l'altro è stata tradita da un'amica, una collega che considerava anche amica, quindi entrano in gioco anche dei fattori emozionali importanti per una ragazza di 19 anni. Assolutamente sì, noi siamo assolutamente abituati a pensare che questo tipo di reati ovviamente sono commessi da uomini. Quando poi questo reato viene commesso anche alla presenza di una donna, l'emotivo e la difficoltà che si sente nella persona offesa di riuscire a raccontare il doppio tradimento, e da un lato l'aver vissuto uno degli atti più atroci che una donna possa subire, cioè la violenza sessuale, dall'altro rimanere incredula che sia stata proprio una donna quella ad aver tradito la tua fiducia e ad aver concorso nella realizzazione di questo tipo di reato. Quindi diventa sempre più difficile, no, per la ragazza e per la donna poter raccontare con serenità, perché già ancora non è ben chiaro, cioè se la ragazza sia stata costretta, sia stata ingannata ad assumere delle sostanze stupefacenti. E rispetto proprio a questa vicenda, lei che è anche consigliere comunale a Salerno ha presentato anche un'interrogazione al sindaco di Salerno, perché è emersa da questa storia l'assenza del necessario kit in dotazione presso il RUGI di Salerno per poter accertare l'uso di sostanze stupefacenti proprio nel kit antistupro. Assolutamente sì, si è scoperto quando la ragazza è stata sottoposta al kit antistupro al San Leonardo, a RUGI, che in realtà il RUGI non ha in dotazione i reagenti per l'accertamento della presenza all'interno del sangue e delle urine di determinati tipi di droghe, tra le quali la droga dello stupro. La mancanza di questo esame, di questa analisi, ovviamente inibisce in maniera importante quello che è l'esito delle indagini e anche l'accertamento delle modalità con le quali è stato posto in essere quello che è il reato in questo caso contestato.